Scripta Festival, l'arte a parole, è un festival interamente incentrato sui libri che si occupano di arte contemporanea. Quest'anno abbiamo dato come tema al festival Cuore di Tenebra. Cuore di Tenebra è il titolo forse del più bel lungo racconto di Joseph Conrad ed è un romanzo che è straordinariamente attuale perché viviamo in tempi di neocolonialismo dove l'abuso viene ancora perpetrato da parte di chi ha un vantaggio di quantità di potere a sua disposizione a discapito dei paesi dell'altro emisfero. Abbiamo in tutto 14 eventi tra presentazioni di libri, concerti, talk, proiezioni di video che si apre alla Libreria Ambrac con l'installazione di Francesco Lauretta, tra i migliori pittori in questo momento in Italia, e che prosegue al Museo Marino Marini con una sequenza di presentazioni di volumi e appuntamenti serali. One Look is Worth 10,000 Words è una pubblicazione fatta, editata da Sad Pleasure Publishing. È una raccolta di immagini collezionate nell'arco di 5 anni e che partono appunto da un rapporto documentaristico di un'esperienza e che si è trasformata invece in qualcos'altro, qualcosa di più aperto che non riguarda semplicemente me come autore, ma come riflessione anche sull'immagine passata e presente. Un nuovo libro su Duchamp è un azzardo perché è uno degli autori su cui è stato scritto veramente tanto, c'è una bibliografia immensa. Però io credo che ci sia davvero qualcosa ancora da dire perché soprattutto i film, le interviste televisive che oggi sono reperibili tutte in rete, sono state praticamente molto trascurate dalla critica. E invece io penso che lì si nascondano ancora dei dettagli di questo grande artista che ci ha insegnato a osservare con attenzione le cose. Un'opera d'arte non è un oggetto, diceva Duchamp, un'opera d'arte è un test. Tutte quelle opere dell'ingegno che vanno dal lavoro artistico fino a qualsiasi concetto espresso, Scripta Festival assomiglia ai suoi autori. Siamo indipendenti, autonomi, coraggiosamente felici nel non aver paura di esprimere le nostre idee.